Live su YouTube come ogni mercoledì, però oggi Barso c'è una novità perché siamo anche live su TikTok. Ti sei collegato? Ci sono tutte e due, Ci guarda, doppio siamo, ci schermo, siamo. double Eccoci, screen. eccoci, ci Perché? siamo. Perché tutto questo hype tecnologico di dirette? Come mai? Solo per lui, sarà da oggi in Per poi, però Ah, sì, ok. oggi ovviamente per lui siamo molto molto contenti di conoscerlo meglio. Ciao Martin Erlich. Oh, buonasera a tutti. Come stai? Bene, bene. Dopo una bella vittoria, sensazione bella. Però hai fatto doppio oggi. Oggi doppiamente sì, però quello siamo già abituati comunque. Sei stanco? Quindi dopo un doppio, cioè, come si sta dopo un doppio Vabbè, in un Serie po' più stanchino, però ci sta, gambe belle piene che spinge al massimo. Bello. A? E cosa? Scusa, poi entriamo subito sui Vai, tecnicismi. vai, vai, vai. Mattina, cioè, com'è che è? Mattina si spinge, pomeriggio pallone o il contrario o Sì, come? mattina forza e in campo cambi direzione, pranzo insieme e poi pomeriggio tutto a campo. Partitine, possessini, così. Ma qual è il momento che odi di più dell'allenamento? Ma non c'è, magari Torello. Perché no, Perché? non la vedi mai, cioè, Berardi così la fa girare Ah, veloce no, volentieri. ragazzi sono troppo bravi tecnicamente, io magari sono più scarso e per quello ci vado sempre dentro. Sei sempre in mezzo. Dai, subito allora sul Sassuolo, comunque che si è ripreso. Possiamo dire che si è un po' ripreso Sassuolo, Oh, che beh, dopo dici? la partita con l'Atalanta. No, penso l'aveva detto Davide Fratesi che siamo guariti, ma io penso che ancora siamo lì. Dobbiamo spingere, cioè non dobbiamo rilassarci adesso. Comunque abbiamo fatto tre belli risultati che muove la classifica, ma adesso ci aspetta una partita difficile. Penso che non c'è, non dobbiamo adesso abbassare la guardia, che anzi dobbiamo spingere ancora di più. Ma dopo una vittoria così, no? Si sta meglio. Due vittorie così, diciamo, cioè quella di San Siro. Chiaro che il C'è Milan. anche quella, hai ragione. No, no, anzi si sta davvero bene. Proprio ti godi tutto, allenamento, giornata, sei più allegro e c'è bella sensazione tra di noi anche e si respira l'aria bella, perciò tanta roba. Senti, ma io volevo andare sul Torello. Entriamo subito anche nel Come Torello. sarebbe fatto? Chi è che ti fa più tunnel nel Torello? Mimmo Berardi, Lorentier? O chi è il più tecnico di questo Sassuolo? Adesso un Sassuolo con tanti giocatori di qualità. È andato via Traoré e mi dispiace un sacco, però c'è qualità. Sono tanti che ci provano, ci sono tanti, ma non riesce sempre. Però sto sempre attento. Preferisco non prendere tunnel Uscire. sì. Piuttosto dici, chiudo le Sì. gambe, sto un po' indietro, attento. Bravo, bravo, temporeggia un po'. No, però cercano sempre, ma perché è un torello più per un po' scherzare, per iniziare l'allenamento, perciò è una cosa serena e tranquilla. Ti sei integrato subito bene tu, no? Eh sì, perché ci ho passato qui 2 anni di primavera e è un ritorno a casa, perciò ho trovato persone che conoscevo già da anni, perciò era facile ambientarsi. Perché qua ti chiedono con quale compagno in particolare ti trovi bene. Iniziamo già a leggere qualche domanda che arriva. Vabbè, direi con Davide, sono più magari legato. Poi con altri ragazzi consigli, ci ridi, ci scherzi tutti i giorni perché siamo vicini in spogliatoio e poi ci facciamo tanti scherzi, nascondiamo le cose, perciò anche quello è una cosa bella perché tiene il gruppo vivo e si ride, si scherza. Quindi hai preso il posto di Scamacca nel cuore di Frattesi, possiamo dirlo? Sono lì subito accanto anche Davide, perciò adesso è arrivato anche Bairami in mezzo a noi due. Anche lui adesso è a rischio a prendere qualche scherzo. Occhio, occhio perché sei a rischio anche tu con Bairami a prendere altri tunnel nel Torello, anche da parte di Sì. Bairami. Lo stai integrando Bairami? Che gli hai detto? Che gli hai mostrato qualcosa? Gli hai detto qualche segreto? Che hai fatto? No, Bairani si è integrato benissimo anche perché conosceva già Marchizza, Riccardo, Davide, Pinamonti, comunque è un ragazzo davvero disponibile e si vede anche lui è molto si ride, si scherza, perciò siamo felici di averlo anche in squadra. Ma possiamo raccontarlo uno scherzo? Sì. Vai. No, tu devi raccontarlo. Io. No, ma
Però adesso devo, non mi piace fare, sai, poliziotto. Che... Senza nomi allora. Senza nomi, dai, ha ragione, sì. Niente, abbiamo nascosto qualche giorno fa le chiavi di consigli della macchina. E il nome, però. È arrivato in ritardo a pranzo e doveva pagare la multa di 60 euro, penso. Te l'ha pagata? Lui. Beccati questo consiglio, giusto, fatto bene. E tra l'altro siete voi, quindi piccoli, che avete 10 anni meno i consigli. Tu sei 98, no? Sì, infatti io sono 98. Andrea è davvero un leader in gruppo e davvero ci ha preso bene anche noi giovani e ci siamo integrati bene, perciò anche lui accetta magari questi scherzi, perciò però dobbiamo stare attenti perché li fa anche lui. Eh sì, eh. E poi li fa con esperienza lui. Sì, furbo. Quelli proprio che poi può fare anche del nonnismo, quindi insomma, può fare anche degli scherzi più pesanti, no? Le chiavi a macchina, sai? Ma comunque, non entriamo... Nel dettaglio, sì, meglio lasciar perdere, rimaniamo con le chiavi nascoste. Dicevi, prima hai detto, è un ritorno a casa, no? Perché è vero, tu sei cresciuto nella primavera del Sassuolo. Beh, ci racconti un po' la tua storia da Zara, sostanzialmente, poi dove sei andato? All'Hajduk, dove sei andato? Alla Dinamo, che hai fatto? Dinamo, sì. Dinamo, sono andato a 12 anni, sono andato via di casa, sono andato a Dinamo Zagabria e lì ho fatto 2 anni e poi mi sono trasferito a Rijeka. Lì ho fatto 1 anno e mezzo e dopo che mi ha visto il direttore Francesco Palmieri, che è adesso qui con noi, e mi ha visto e mi ha voluto fortemente a Parma. E è stata un po' una decisione difficile, perché io a 15 anni sono arrivato in Italia e non è stato facile prendere questa decisione senza nessuno, arrivare qui da solo. Ci ho preso un po' responsabilità. Io per fortuna ho genitori che mi hanno lasciato liberi, perciò mi hanno detto: Martin, sappiamo che ragazzo sei, decidi te. E ho deciso di andare a fare questa avventura e niente, ho fatto 1 anno e mezzo a Parma, poi dopo che Parma è fallita il direttore è venuto a Sassuolo e mi ha portato qui. Perciò qui ho fatto 2 anni in primavera e niente, mi sono trovato bene, abbiamo vinto, io no, però abbiamo vinto Viareggio, perciò era un gruppo bellissimo, perciò mi sono trovato davvero benissimo. E poi niente, sono andato a Sutiro, lì ho fatto 1 anno, e siamo arrivati in semifinale, siamo usciti contro Cosenza. In Serie C, sì. E niente, dopo il direttore Angelozzi mi ha voluto a Spezia, e lì ho fatto 4 anni. Il primo anno era un po' anno sfortunato, perché sono stato 1 anno fuori per il ginocchio, che mi sono fatto male al menisco. E niente, lì ho fatto, penso, abbiamo scritto la storia. Scusa, tu sei arrivato che loro erano non in C o in B? No, Spezia era in B. Era in B già? Sì, era in B. E lì abbiamo fatto cose fuori logica e davvero abbiamo costruito una squadra forte con partendo dal mister italiano e direttore Angelozzi, che davvero capisce tanto e ti riesce a entrare nella testa. E niente, c'era tutta la città intera che ci spingeva. Avevamo fiducia di tutta la città, di presidente Volpi e tutti. Abbiamo fatto questa impresa e niente, dopo 2 anni bellissimi in Serie A. E dopo che sono tornato qui a Sassuolo, che per me è un passo in avanti nella mia carriera, nella mia crescita. E qui c'è anche in mezzo la convocazione nazionale, perciò direi che 2022 è stato un anno bellissimo per me. Cioè, praticamente è la vita di un sessantenne, ma lui ha soltanto 25 anni, praticamente. Tante cose, ha visto tante cose. Ma sì, ci ha dato tanti spunti anche. Da dove vogliamo... Allora, ti dico gli spunti che mi sono piaciuti, poi scegli tu dove andare.
Primavera del Sassuolo che ha vinto Viareggio, secondo me c'era qualche giocatore interessante lì, se vuoi dircelo. Vai, vai, chiediglielo subito, dai, poi andiamo sugli altri due. Nazionale, vai, vai, vai. Chi c'era in quel Sassuolo? Vabbè, io ero infortunato, però ero parte del quel gruppo, ma c'erano Adiapong, c'era Ravanelli, Luca Ravanelli. Raspa? Raspa non c'era? Raspa non c'era, ma c'era Scamacca. Ah, c'era Scamacca. C'era Scamacca, però. Sì, comunque. E Raspa perché non c'era? Perché è 2000 e quindi era più piccolo? Sì, 2000. Ah, non era già in primavera? No, no, era, penso, 97-98. E lui non giocava sopra, cioè sì, sotto, ok. C'era Scamacca e c'era Pierini, c'erano un po' di giocatori, perciò... Scamacca 99, lui sotto età. Sì. Pensavo anche Raspa. Io invece voglio sapere del mondiale, no? Dai, raccontaci un po' la chiamata, la partenza, l'arrivo a Doha, raccontaci un po'. No, ma beh, comunque siamo partiti subito. Noi siamo partiti con i piumini e tutto, arrivi lì, 25 gradi. Era una cosa pazzesca, tutto comunque strano perché è davvero tutto costruito, tutto comunque bello. Però faceva un caldo pazzesco. Però alla fine allo stadio c'erano le aria condizionate che veramente faceva 20 gradi. Si sentiva in campo, cioè faceva fresco in campo. Sì, perché andavamo a fare il riscaldamento durante la partita, c'erano questi tubi grossissimi che spingevano l'aria. Ah, dentro il campo, cioè da bordo campo praticamente. Sì, sì, sì. Di volta, infatti noi avevamo un paio di ragazzi, compreso anche me, raffreddati, con la tosse, con la febbre. Anche la Francia, arrivata in finale raffreddata. Abbiamo capito perché. Comunque è stato un viaggio bellissimo per me, vedere i stadi, vedere giocare alcuni giocatori, giocare, stare lì, anche se... Non ho giocato, però facevo parte di quel gruppo, per me è molto importante, anche se uno me lo diceva 7 mesi fa, dicevo che è matto. Invece sono lì, adesso sto cercando e sto dando il massimo per conquistarmi anche il posto, perciò sto spingendo forte anche per quel motivo. C'è qualcosa che ti ha fatto effetto, tipo, non so, Modric che fa un discorso, c'è qualcosa che ti sei emozionato, non lo so, tipo, immagino, perché comunque, insomma, no, Modric fa il discorso. In generale, quando parla Modric, Luca, sentirlo parlare, le cose che dice, davvero da brividi, perché è un leader, un capitano, che ha 37 anni, ma sembra un ragazzino fisico che c'ha. Dico sempre che sempre arrivare per primo in palestra a lavorare, a fare prevenzione su alcune cose, una cosa veramente un campione che penso difficile che nasca così un altro. Però è davvero bellissimo vedere quei giocatori lì. Ma un'esperienza come il mondiale, no? Anche con le personalità che c'erano nella tua nazionale, ti cambia? Sei tornato cambiato? No, comunque sono sempre uguale, però mi ha dato consapevolezza che sono lì e comunque che devo lavorare e migliorare tanto, perché davvero adesso siamo a un livello importante e davvero voglio fare grandi cose e voglio arrivare in alti livelli come loro. Ti faccio una domanda dalla chat di TikTok, così facciamo questo esordio su TikTok. Perché Fede, che è scatenato, l'ha scritto almeno 200 volte, ti vuole chiedere assolutamente dove può arrivare questo Sassuolo secondo te. E io aggiungo, e dove puoi arrivare tu, visto che prima ci hai fatto tutta la tua scaletta, hai detto è un passo avanti essere qui a Sassuolo. No, per me... In 10 anni dove puoi arrivare anche tu? No, beh, comunque io non vado troppo avanti perché non mi piace e voglio vivere giorno dopo giorno e migliorare e curare i dettagli, però non voglio davvero, adesso sono qui, voglio fare bene, sicuramente il mio obiettivo è sempre dove arrivo, fare sempre meglio dell'anno precedente, perciò io spero che questo Sassuolo può fare meglio dell'anno scorso, che era il nostro obiettivo. Perciò subire magari un gol in meno e cercare di raggiungere il miglior
posto in classifica, però dico, siamo lì, adesso siamo quindicesimi, non è che dobbiamo guardare partita dopo partita. Infatti venite da un periodo anche un po' così così, poi adesso non diciamo che ne siete usciti del tutto, però avete mosso la classifica come hai detto tu prima. Ma cos'è successo lì secondo te? Sono cali fisici, psicologici? È normale, vuoi dirmi? Questioni tattiche che avete aggiustato? Ma no, non penso. Comunque se abbiamo fatto tante sconfitte, ma c'è da dire che ci ha girato anche un po' male contro Empoli, magari un rigorino, rigore non fischiato, non dato, e cambia la partita, a Firenze pure. Comunque sono tutti dettagli particolari che ti cambiano la partita. Adesso a San Siro abbiamo preso il gol che era 30 centimetri in fuorigioco, perciò sono i dettagli comunque particolari. Può andare bene, cioè certo l'episodio, come si dice spesso, può andare bene, può andare male, poi sì, cambia. Sta girando bene e comunque c'è da dire che abbiamo avuto anche tanti infortuni, perciò tutto sommato bene, adesso stiamo crescendo e stiamo entrando in forma. Restiamo sul campo, vado a leggerti un'altra domanda che arriva da Cesare. Chi è l'attaccante più difficile che hai mai marcato in Serie A? Osimhen. Ci sta. Non ti chiediamo neanche il perché a questo punto. E un altro che ho perso adesso, ma prima ti chiedeva, eccolo qua. Francesco, sempre lo stesso, no, non è diverso, ok. Che ne pensi di Guardiol, o come lo chiami, dillo bene tu, però l'hai visto dal vivo, è stato forse la sorpresa, una delle sorprese del mondiale. Com'è? Tanta roba. Sì, no, è forte. Ma non so, davvero, vedere il ragazzo 2002 giocare con quella semplicità, quella intelligenza, poi c'ha tutto, c'ha fisico, c'ha velocità, tecnicamente fortissimo. Destro-sinistro, infatti giocava... Destro, ma davvero un attaccante, un centrocampista che gioca in difesa, non so. Io spero che riesca a raggiungere altissimi livelli anche lui, perché davvero averlo in squadra, giocare con lui anche se più giovane, è tanta roba. No, davvero un fuori classe per me. Ma c'è una chat WhatsApp della nazionale croata? Cioè tipo ogni tanto vi trovate un buongiorno di Modric, o Modric che ride alla battuta di qualcuno? No. Un meme di Modric. Quando siamo lì in nazionale sì, c'è una chat, però adesso magari ci siamo fatti auguri per Natale e anno nuovo e basta, però... C'è una chat un po' più formalina, non è come quella del Sassuolo dove scrivete cazzate. Poi magari loro più grandi ce l'hanno tra di loro che sono lì già da anni, però noi giovani che siamo arrivati lì comunque non c'è una chat che scriviamo. Vabbè, Barso ti ha fatto quella battuta perché voleva sapere della chat del Sassuolo. Ho detto magari la chat del Sassuolo è più attiva, ci sono più scherzi, cose così, ma... No, quello sì, comunque abbiamo una chat dove mandiamo un po' le cose così che fanno ridere. Tipo i meme di Sanremo. Esatto. Vai. Questa è carina, Pietro, il più euforico nello spogliatoio. Com'è? Il più euforico. Il più pazzo dello spogliatoio. Sì. Pazzo io direi sempre Davide. Ah, ok. Sempre quello che devi stare attento, che... Quando ti giri sei sempre lì che ti sparisce il telefono o qualcosa succede, devi stare sempre sveglio e poi comunque anche c'è da dire Pegolo che sta facendo anche, fa ridere, lui più con le battute così, perciò adesso abbiamo un bel spogliatoio che si ride, che si scherza. Anche Cesare ti riprovoca sul mondiale perché ti dice con te in campo la Croazia ha preso solo un gol in 4 partite, meritavi più spazio al mondiale? Cioè volevi ti aspettavi giocare? Ma io penso, non lo so, io davvero davo sempre il massimo e cerco sempre di fare il massimo, poi c'è mister che fa le decisioni, le scelte le fa lui, io le rispetto, io dico sono arrivato lì da 7-8 mesi. Certo. Perciò non è che non mi posso lamentare o qualcosa. Senza pretese, certo. Però sono lì e voglio dimostrare che posso giocare. E comunque con queste 4 presenze che ho fatto capire che ci posso stare. E
poi una sensazione giocare per la nazionale davvero è difficile da spiegare, perché è una cosa unica, penso, soprattutto per noi croati, per quello che abbiamo vissuto, e perciò sempre abbiamo, io per esempio ogni volta quando c'è l'inno c'è Pelé d'Oca e non vedi l'ora che inizia la partita, che fai bene, che fai che inizia, non lo so, che fai duelli, che fai le scivolate, che perciò una bella sensazione anche stare lì. E la notte di Messi, cosa detto tra noi, così al di là del fatto che poi siete stati eliminati, però cosa hai pensato, come l'hai vissuta? Cioè, vedevi che eri davanti a qualcosa di magico che stava succedendo? No, una cosa fuori di testa. Sì, c'era già un po' di magia nell'aria. C'era tanta, perché io, per me era sempre migliore Ronaldo, Cristiano. Ah, ma dai. Lo ammiravo tantissimo, ma lo ammiro anche fino ad oggi. Però quando ho visto Messi, ho visto con sguardo, con ogni secondo gira, guarda, poi si libera da solo, cioè una dice ai compagni dove spostarsi per avere più spazio. Una cosa pazzesca, ogni volta quando aveva la palla era un pericolo. E hai detto lo vincono, hai detto lo vince lui. Sì, e poi abbiamo fatto una battuta io e Maier in panchina, perché l'abbiamo visto a toccare il flessore. E ho detto, mamma mia, allora guarda che si tocca il flessore. E ho detto, comunque non ce la fa più. E ho detto, speriamo. Cioè, non per cattiveria, però noi, perché è davvero un fuori classe, migliore di tutti i tempi. Però per noi, magari se usciva a 30, magari potevi fare il risultato. Invece dopo... gol, proprio fuori di testa. Io ho detto, pensa a te se stava bene. Eh sì, una notte pazzesca. Com'è stare da solo a 15 anni in un paese che non è il tuo? Qua saltiamo di palo, facciamo un sì, po', sì, vado, po' cambi di gioco. È difficile, comunque, senza sapere la lingua, senza conoscere nessuno, non è stato facile, però io sapevo che in Italia è un calcio che devi andare forte, devi sempre dare il massimo, che devi spingere, e sono arrivato con quella testa lì. Almeno se non so parlare, vado a 2000, faccio capire che ci posso stare. E anche senza saper parlare, andavo in campo e urlavo, anche se non sapevo parlare italiano, cercavo di parlare, di dire qualcosa. Infatti questa cosa piaceva tanto al direttore, perciò non è stata facile, però piano piano, dopo più stai con i ragazzi, impari, senti qualche parola nuova, e ho imparato la lingua e dopo è stato tutto più facile. Sentivo una sensazione, dimmi se è sbagliato o meno, no? Nello Spezia tu eri uno dei leader, no? Eri uno di quelli che trascinava tanto la squadra e si prendeva sempre le sue responsabilità, e a volte si prendeva anche le responsabilità di tutta la squadra. L'impressione che quest'anno, non che tu abbia trovato la tua dimensione, che però tu ti stia anche un po' divertendo di più, nonostante comunque il momento che il Sassuolo ha passato. È come se avessi trovato invece che una squadra da trascinare, davvero dei compagni di gioco e di giochi con cui condividere tutto. È una sensazione sbagliata o è così? No, ma penso a Spezia ho dovuto crescere in fretta, perché l'anno secondo anno in Serie A ci ha lasciato Terzi, capitano, che trascinava tutti, e dovevo crescere in fretta e diventare leader con altri ragazzi come Giasi, Maggiore, Bastoni. Perciò mi sono sforzato, a magari aiutando il compagno con una parola in più, dare consigli, anche magari se non mi veniva, perché avevo 22-23 anni, mi sforzavo, perché sapevo che magari dopo mi paga questa cosa. Qui invece ho trovato comunque la squadra è molto, molto più forte che a Spezia. C'è tanti giocatori con qualità, e anche qui magari sto cercando la stessa cosa, di aiutare, di parlare, di anche magari se ogni tanto
non va detta una cosa, ma la dici per stare magari più sveglio, più in partita. Perciò qui direi sì, magari mi sto divertendo di più, anche fino a quattro giornate fa magari no, però adesso ma chi ti ha impressionato lì, che dici che la squadra l'hai trovata molto più forte? E ci sta, ti credo io, ma c'è qualcuno che ti ha impressionato di più? Vabbè, primo che viene è Domenico è il primo proprio. Domenico, Davide, diciamo. Ma è vero che Berardi, che lo vedi dal vivo, è più forte che in televisione? È vero o no sta cosa? No, ma per me lui è davvero un giocatore fortissimo. Perché... Ma lo dicono tutti, quelli che si allenano con lui, dicono tutti che è un fenomeno, che soprattutto in allenamento fa delle cose... Penso che sta facendo anche in campo, anche giocando le partite, perché i numeri sono chiari. E certo. In allenamento anche, per esempio, oggi ce l'hai in squadra Bera, ti fa un pallonetto, cioè, vinci la partitina e sei più felice comunque. Certo. Perciò... In allenamento anche sta facendo le cose fuori di testa, anche perché magari sei più libero, più sciolto, però poi c'è Laurentè, che anche ci sono tanti, comunque potrei dirti tu, però... Tra l'altro su TikTok ti chiedevano chi è più difficile da marcare dei due, cioè chi dei due se ti punta sai che devi impegnarti molto, diciamo. È dura. Direi Domenico Laurentier. Sì. Comunque sono fastidiosi, perché quando spostano la palla hanno tanta forza sulle gambe e non è facile. Poi se tirano è 80% del gol, perciò bisogna stare... Tu che fai? Li mandi sull'altro piede, li mandi sul fondo? Sì, cerchi sempre di magari mandarli su piede debole, anche se sempre di rischioso, però cerchi sempre di limitare il suo piede forte. Qualcuno ti chiede, Giacomo, nello specifico, quale altro sport ti piace oltre al calcio? Ma adesso ultimamente va di moda padel. E quando torno a casa magari mi faccio qualche partita con ragazzi d'estate, magari gioco anche tennis, perciò mi piace forte no, però così per fare qualcosa di diverso è bello. Dai, ci sta. Ed è lo stesso Giacomo che gli chiede la vacanza più bella che cioè... Ah, bella questa. Vabbè. La vacanza più bella che hai fatto, Giacomo, che è un appassionato di fuori dal campo. C'è da dire che io sono un ragazzo un po' particolare su queste cose, e io come sono via sempre di casa vai a casa, cerco sempre... Torni in Croazia. Com'è? Torni in Croazia, dici? No, torno sempre in Croazia e cerco sempre di stare più possibile con la famiglia, e anche perché c'è una famiglia grande, e cerco sempre di stare sempre con loro. Mi prendo magari la barca e poi vado con loro e cerco sempre di passare più tempo possibile con loro. Quanti siete? Perché io ho visto le foto di Natale, poi tu posti tantissime foto della tua famiglia, ma siete tantissimi. Io ho due sorelle, due fratelli e 9 nipotini, adesso tra un po' arriva a 10° che è in febbraio. E penso che a noi papà diceva sempre che la cosa più cara che c'è, perciò io la ragiono così, più siamo meglio è, perché quando ci sono le feste vedi tutti lì, tanta roba. Tutti insieme, e dei 5 quale sei? Primo, secondo, terzo, quarto, quinto? Ultimo. Sei l'ultimo? Ah, ma sei il cocco di mamma? No, invece... Beh, l'hanno mandato via di casa a 15 anni. Ho capito, è andato via lui. Gli hanno detto a 15 carriera. Anni, vai in Italia. No, comunque, come mia mamma, mio papà non c'era, perché dal 1990 fino al 95 è stata la guerra, mio papà non c'era. E mia mamma, comunque con 3 figli, poi è nato mio fratello del 95, comunque 4 figli durante la guerra da sola, non è facile. E io sono arrivato del 98 e mia mamma è andata un po' in crisi, tra virgolette, non mi ha voluto, ma non perché era davvero stanca magari e tutto, io la capisco. E mio papà, comunque sono arrivato per sbaglio praticamente, e poi alla fine
scherzo sempre con la mamma, vedi mamma, magari non mi hai voluta, adesso sono qui, e lei ride, ma non è così, io ho detto, ma sto scherzando, però sono più piccolo che trascino anche la mia famiglia, anche se sono più piccolo cerco di dare consigli, di aiutarli. Beh, tua mamma immagino che ora si dica che sei stato un bellissimo sbaglio. Sì. All'inizio il dottore ha detto che, perché ero davvero un bambino grande, quasi 5 kg, ero anche lungo, hanno detto che è nato un giocatore di basket, perché Zara è famoso per basket, hanno detto che è invece nato cacciatore. Beh, potevi fare anche giocatore di basket, ma perché l'ultimo prima di te, scusa, quanti anni ha di differenza con te? Dei quattro, l'ultimo? 3 anni. 3 anni, vabbè, non No, ok, tantissimo. non Infatti con tanto. lui ho legato di più, con fratello Luca, ho legato di più perché a scuola andavamo sempre insieme, tutte le risse a scuola insieme. Ma chi, tu o lui? Chi è che faceva rissa? Tu e arrivava lui ad aiutarti? Io e lui, comunque, se c'era lui, io mi mettevo in mezzo. Se ero io, lui si metteva in mezzo a difendermi. Perciò io e lui diciamo che abbiamo legato di più. Senti Martin, noi ti dobbiamo lasciare, però siccome abbiamo aperto altri temi, facciamo una puntata, un'altra puntata con Martin Erlich Cavolo, eravamo nel momento più bello, eravamo finalmente arrivati alle risse. Esatto, è l'argomento preferito di Barso, però magari ne facciamo un'altra insieme così ci continui a raccontare tutto quello che ti è successo nella tua vita. A questo punto noi non ci crediamo che tu hai 25 anni, ne hai come minimo 50. No, tante cose, però Martin, sei stato, cioè, è stata una bella condivisione, soprattutto l'ultima, cioè, l'ultima cosa è bella, molto personale, quindi ti ringraziamo. Grazie, grazie a voi, è stato un In bocca al piacere. lupo, eh? Peppi. Buon lavoro. Saluta tutta la tua numerosa famiglia. Un Grazie, grande abbraccio. grazie. Grazie, Martin. Ciao, ciao. Ciao Martin. Grazie. Ringraziamo ovviamente anche il Sassuolo per la disponibilità. Barso, hai visto? Ne facciamo un'altra, promesso? Okay, Sì, perché lo mi ero so. appassionata alle vicende Interrotto. familiari di Martin Erlich. Lo so, Bellissimo, bellissimo. Si stava dovevamo aprendo con noi. lasciarlo. È il Dovevamo solito discorso. lasciarlo. Cioè, nel senso, un'intervista dura mezz'ora, ma è dalla mezz'ora in poi che poi. Hai capito? Ci perdiamo il bello. Dobbiamo farla di un'ora. Possiamo proporre questa cosa. E allora, ricordiamo gli appuntamenti Ma anche tante belle innanzitutto. domande. Guarda Pietro, con Dionisi parli di cose fuori al campo. Che E ne bella facciamo domanda. un'altra, dai, promesso, lo chiediamo anche al Pietro, una fisiocampo grande domanda. del Bravo. Sassuolo e ne facciamo un'altra con Martin Erlich perché davvero ha tante cose da raccontare. Il tuo cibo croato preferito. Quante cose che c'erano da Ne chiedere, facciamo un'altra, ragazzi. Barso, ne facciamo un'altra, ne No, sono facciamo un'altra. disperato. Va Sono bene. disperato. Allora, ricordiamo gli appuntamenti. Vai. Domani appuntamento con DAZN Talks Serie B Yes. con il Perugia, poi ci sarà venerdì il Fantaradar e poi tutti gli Perugia, sai chi appuntamenti. viene? E Casasola, giusto? Ah, sì, era un quiz, comunque non importa, hai detto. Ho risposto. Venerdì? Venerdì stai Venerdì dicendo? abbiamo il Fantaradar e Sì, io poi. ne ho bisogno, però 3 vittorie consecutive. Io ero ultimo in classifica, sono penultimo. 3 vittorie consecutive. E poi. Grazie a Fantara, la cura Luca Farina. Ah, ok, perfetto. E allora poi ricordiamo Vai, gli vai pure appuntamenti avanti. ovviamente del weekend. Lunedì poi c'è Chi gioca sto weekend? Spiega Marelli e ci sono tantissime partite. Si inizia venerdì, Milan-Toro. Vai. No, non è che voglio dirle tutte, però poi c'è una imperdibile Lazio-Atalanta sabato sera, Con anche tutti perché non bravi c'è dal nient'altro divano. in televisione sabato sera. Tutti bravi al divano. E poi, tra l'altro, il bordocampista di questa partita mi hanno detto che è molto bravo. Sunday Domenica Night finalmente non Square. c'è più Sanremo e quindi si Tutti possono vedere tutte le concentrati. partite. Sono 4 e vediamo tutte. Lunedì chiudiamo con Sampdoria-Inter. Compardo, Super Esatto, Tele. con Supertele. Dicevi, spiega Marelli. Spiega Marelli, poi Vai. l'appuntamento online su YouTube, anche su TikTok, insomma con tutto quello che Ridi. succede, perché sono un po' boomer, dai, Vabbè. con tutto quello che è successo nel weekend, e poi insomma tutte le nostre finestre, tutti i nostri Ok. Va bene, format belli grazie. sul sito di DAZN, sull'app di DAZN, anche perché dobbiamo ricordare che questa sera esce una nuova puntata di Lost in the Weekend. E vai. C'è Anche anche la nuova puntata di Croquetas. Crocchetta, sì, non stavo guardando Lancia un prima. E vai. dai, Grazie a tutti. Ciao ragazzi, Ciao. grazie mille. È sempre un piacere. Ciao ciao. Anche mio, Barso.